Venne il giorno della donazione, dopo 31 anni, prossime 32. I compagni di donazione mi hanno abbandonato. È anche giusto che certe paure superano la sonda. Dario, a te ti auguro buongiorno, quale vi starà in Assassin Gidici. Quindi di te non si sa nulla, ci ti andrò un messaggio, quindi signori, io vi documento questo atto di coraggio. Sono terrorizzato, sto per girare l'angolo, mi trovo nel corso Savoia. Ci sono degli aghi abbastanza simpatici che mi aspettano, il che mi sta impanicando. Sede Avis, Cicale, sto morendo. Cosa, scusi? Dico, a proposito di Aghi, diceva di Aghi. Sì, noi ne avevamo parlato già perché ero venuto, c'era lei che ha compilato, però ovviamente tutte le persone io che vengono. Il solo fatto di guardare l'ago che pedra, io già svengo. Sì, a po', benissimo. A posto, signora. Allora io gli do il braccio e mi giro. Senta, allora io che devo fare? Devo portare questi giù? Ora gli diamo palla, dottore. Sto filmando, Cosa? Sto filmando. Ah, sì, addirittura. No, sto filmando perché è la mia prima donazione, siccome è da una vita che tremo l'idea di queste cose, quindi è un fioretto, sì, sono morto in questo momento. No, no, devi stare tranquillo, sì. Non ti preoccupare. Sono svenuto in passato solo per l'analisi, ah, vabbè. Quindi per farti capire a che livelli sono. Non ti preoccupare, tu girati dall'altro lato, non sviene nessuno. Mi serve un dito. A posto, siamo bene. No, ragazzi, è siamo persi. Non ti preoccupare. Iniziamo col dito. Iniziamo col dito. Vediamo come finisce. Male? No. Non completamente. Vedi. Questo serve, eh? Allora, questo è l'emoglobina, un valore che per l'uomo non deve essere al di sotto di 13,5, mentre per la donna 12,5. E questo è necessario perché sennò ovviamente non puoi donare, no? Non è che tu puoi toglierti qualcosa che hai in difetto per darlo a qualcun altro. Quindi potrei anche, c'è anche le possibilità di... Cioè, ci sono ora, ci sono 1000 step che devi passare. Benissimo, quindi non è detto che donerò. No, non è detto. Ho capito. Però diciamo... Lo step emoglobina è andato, 16,8. E quindi com'è il valore? Ah, quasi quello che diceva, quello di un cavallo. No. Madonna. No, sto scherzando. No, sto scherzando. È perfetto. Sei in ottima salute. In ottima salute? No, almeno questo è andato. Andiamo con... Scusa, ma se poi succede qualcosa è che mi denunci io? No, no, no. Non denuncio nessuno. Poi che fai? Lo metti su Facebook? Guardate come sono cascato. Certo, prima... ovvio. No, ma sai cos'è il fatto che, a parte che, al di là del fatto che è un fioretto. Ah sì? Sì, un fioretto sto facendo. E no, altrimenti che fioretto sarebbe se non avessi paura? Ho avuto sempre problemi perché l'ago, l'accemostatico, la compagnia bella da una vita mi creano sempre quella sensazione di paura. Anche quando ero più piccolo andavo a donare, 2 volte sono svenuti. Ultime volte no, anche quando ho fatto la predonazione. Però donare... Ma sei fotografo qualcosa? No, sono appassionato così. No. Così no. No, lo sto documentando perché molti non mi credono. Ok, perfetto. Quindi documento. Allora, quindi io di 120 con 80, quindi ha anche una pressione ottima. Quanti anni hai? 31, prossime 32. Altezza? 1,84. Peso?
Pesano, mi pesano un bel po', credo sull'ottantina. Ok, allora, ora io ti devo fare delle domande. Se sei fidanzato io mi hanno riprendere, perché se hai fatto... Poi leggi il caso. Vabbè, ma che vada taglio. Ok, va bene. Comunque non sono fidanzato, però... No, allora, attualmente sei in buona salute? In buona salute, sì. Allergia, qualcosa del genere? No. Malattie dell'apparato respiratorio? Ok. Prendi farmaci? No. Hai preso aspirina oppure altri antinfiammatori, anticoagulanti negli ultimi 5 giorni? No, no. Ok. Hai avuto medicazioni? No. Punti tolti? Ora? Sì, sempre no, recentemente. No. Hai perso del peso repentinamente? No. Febbre? No. Alcol? Alcol no. Un bicchiere di vino, non penso. Non fa niente. Sei stato vaccinato recentemente? No. Qua dice letto e compreso le informazioni sulle DS, epatite, roba varia? Sì. Perfetto. Stupefacenti? No. Io sono uno stupefacente, vivente. Comportamenti sessuali a rischio? No. Ci hai dovuto pensare. Hai mai stato risultato positivo adesso per l'epatite B, C o AIDS? No. Ok. Sei stato all'estero recentemente? No. Ok. Ora la cosa che ti dico riguardano gli ultimi 4 mesi, ok? Sì. Hai fatto interventi chirurgici? No. Hai indagine endoscopica? No. Uso del catetere? No. Ok, cura odontoiatrica? No. Tatuaggi e piercing? No. 4 mesi? Agopuntura? No. Attenzione, questo sì. Sangue ovunque, perfetto. Ma sangue come siamo messi? Tutto a posto. Sangue non ne manca qua. Sì, arrivo. Scusa, ma dopo c'è fretta di alzarsi immediatamente? No, perché non essendoci fila, dottore, penso che no? Un 5 minuti si può aspettare. Posso? Madonna. Forse. Il dottore è stanco, ciao. Dove lo poggio? Questo qui? Pronti. Maria Santa. Dottore, io sto morendo, no? Ho una paura tremenda. Cocciuta. Ragazzi, è stato un piacere. Madonna mia, ragazzi. Guardate. Come sono, dottore? No, mi era venuto un dubbio. Sono stati molti donatori oggi? Oggi pochino, 29. Bisogna sensibilizzare, siamo pochi. Vabbè, che siamo in questa sede. No, ma le dico anche tra amici miei, persone che conosco, sono pochi quelli che donano. Cioè, pur non avendo la paura della donazione, pur non donano. E allora ti farai portavoce? Mi farò portavoce, sì, certo, sicuramente. Io già, da quando ho deciso di donare, già ho sparso la voce, cioè, cerco di... Stanno andando via, ragazzi? Sì, stiamo sistemando le ultime cose, ora trasporteremo il sangue. Poi vedo vado pure io. Catania, dove poi verrà analizzato e è destinato a chi... Hai bisogno? Sì. Poi me ne vado pure io. Cosa va anche il dottore? Sono solo. Allora chiudi il pugno, senza fare forza. Tienilo chiuso così, piano piano. Se rifallo così, passa bene. Ogni tanto fai così. Ti abituiamo a spremere i limoni. Non lo so, non lo voglio sapere. No, allora dobbiamo abituare a spremere un po' i limoni. Ancora hanno zero. È la mia prima donazione, sto morendo. Poi ancora la prima secca, allora, stiamo morendo? Non stiamo morendo. Uno. Due, stai facendo una bella azione. Lo tre, so. Casomai pensa una bella ragazza. No, che faccio salato. No, ma poi infatti. Così ti si alza la pressione, no? Monica Bellucci. Pensa a lei. No, mia no. Mia no. Dai, forza. Sì.
sono pallido, come sono ragazzi? No. Ma pallido perché? Viso pallido, sono. Viso pallido. Ancora per diventare viso pallido ce ne vuole, dai. Convenzione. Ah, poi quando il sangue esce con la... Il lavoro di YouTube? Sarà che è in sede, no? Tutto dentro. C'è umidità, fatto che sei ma io ho è normale, mi sento un po' tirare, vero? Un punto in cui c'è... Vai a cellulare così? Sì. Ma tanto è che non fa male. Mi sento un domenzito. Qua o sotto? No, proprio nel punto in cui... Qua? Sì. No, bisogna soffrire. Sta andando con calma, non c'è acqua da muore. Bom 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 bom. Dunque signori, sono svenuto. Non volevo si dimostrare, però non ho mollato, sono qui. Questo? Mi hanno salvato questi ragazzi. Salvato, sto prendendo il video, no? Prendo il video, il braccio di frutto. Vedi che prendo e ti butti via da terra, così ti metto svenire di nuovo. Grazie, questo è. Sono molto sudato. Vabbè, è andata. Impresso sembra, sei wild. Un saluto a tutti, donate ragazzi, donate, fate del bene. Sì, però se guarda la tua faccia, poi è tutto bene.